leave the nest to make your own. Ciao ragazze, allora oggi volevo farvi la review di un prodotto. Allora, ultimamente qui su YouTube molte ragazze stanno comprando questo prodotto e stanno facendo la review. Una fra queste è Lolla. Allora, vi parlo di questo prodotto qui, che sarebbe il fondotinta della Kiko, quello Soft Focus Compact Wet and Dry Mineral Foundation. Allora, molte ragazze hanno comprato questo prodotto con la convinzione che non avesse nulla di minerale. Invece dobbiamo ricrederci, perché al suo interno contiene ben il 90% di minerale, e non è poco per Kiko e per il prezzo ovviamente che ha. Intanto inizio con dirvi che dall'apertura dura 24 mesi e al suo interno ha 11 grammi per un prezzo di 12,90 euro, comunque 13 euro, quindi poco per un fondotinta. Come si presenta? Si presenta in questo cofanetto nero con la scritta Kiko. Voi aprite e trovate la protezione con uno specchiettino, molto utile per i ritocchi in borsa, per chi vuole appunto fare i ritocchi non in borsa ma fuori casa. Questo, come vedete, questo è il prodotto. Poi alzate questo, trovate la spugnetta, il lattice per appunto usare, poi il traspirante. Io non uso la spugnetta, ma uso il powder brush di Elf, con la quale mi trovo molto bene. Allora, qual è la particolarità di questo prodotto? La particolarità di questo prodotto è intanto il fatto di essere minerale però compatto, e non se ne trovano molto in giro in questo modo. Solitamente, come ben sapete, tutti i fondotinta minerali sono in polvere libera, quali la Trucco Minerale, quali la Elemental Beauty, la Mineral For You, qualcosa del genere. Comunque, un bel po' di case cosmetiche fanno comunque minerali, fondotinta minerali, comunque prodotti minerali in polvere libera. Questo qui è compatto e quindi è molto utile, come dicevo prima, da portare in borsa, quindi per fare dei ritocchi. La mia colorazione è la numero 03. Allora, sulla colorazione io ho sentito un po' di pareri contrastanti. Io non so con precisione quali siano la numerazione con sottotono giallo e con sottotono rosa. Molti ho sentito dire che la colorazione numero 3, ovvero quella che ho io, ha un sottotono rosa. E non so fino a quando è vero, perché io non ho un sottotono rosa. Io ho un sottotono neutro, tendente giallino, ma sicuramente non rosa. Nonostante io lo applichi e aspetti appunto del tempo, perché come sappiamo il fondotinta, la maggior parte dei fondotinta liquidi, compatti, in polvere, dopo un po' di tempo che sono sul viso si ossidano, io nonostante questo non vedo differenza. Quindi non so riconoscere il mio sottotono, ma non è così, perché so per certo che non ho un sottotono rosa, o non è vero che la colorazione numero 3 ha un sottotono rosa. Quindi sul sottotono io non so aiutarvi, però basta andare comunque in negozio per chi ha il negozio vicino. Capisco che per chi invece acquista online è un attimino complicato, perché purtroppo non è il sito non è veritiero, i colori non sono veritieri, e quindi non capirete praticamente nulla dal sito. Magari guardate noi ragazze che siamo qui su YouTube, la carnagione che più diciamo vi affina, mi sembra uguale alla vostra carnagione, compratelo. Questo appunto è il fondotinta più da vicino, e appunto è compatto. Allora, parliamo in dettaglio di come mi sto trovando. Allora, io lo uso da credo un mese e mezzo. Allora, no, un mese forse, un mese credo. Allora, io ho avuto un po' di problemi alla mia pelle, nel senso che
Utilizzando, come ho detto, il Revlon Color Stay o comunque fondotinta fluidi, io ho capito che la mia pelle non sopporta purtroppo i fondotinta liquidi ed è un qualcosa di cui mi dispiace. Il problema è che tutti i fondotinta liquidi contengono al loro interno delle schifezze, siliconi, parabeni e quant'altro. Sì, ci sono anche quelle compagnie che non hanno i parabeni al loro interno, però sono davvero poche e comunque contengono altre schifezze, perché comunque non solo i parabeni fanno male alla pelle, ma fanno male comunque anche altre cose. Vedo comunque, noto che la mia pelle dopo un tot di tempo, tipo all'incirca un mese e mezzo, inizia a riempirsi di brufolini sottopelle, appunto tipo me, quelle microcistoline biancastre che sembrano brufoli appunto sottopelle, punti neri in zone nella quale io solitamente non ne soffro, perché comunque mi entrano solamente sul naso e basta, noto che i punti neri mi nascono sul mento, su qui, a volte anche un po' ai lati della bocca, quindi è un qualcosa appunto a cui la mia pelle non è abituata. Quindi cosa ho fatto? A parte che passo quando io sono a casa, preferisco ovviamente non usare il fondotinta o comunque se devo uscire solamente 10 minuti non vado comunque a truccare il viso. Quindi questo sicuramente mi sta aiutando molto. E questo fondotinta sicuramente sta facendo un buon lavoro. Sto notando che la mia pelle sta meglio e non si riempie di quelle bruttissime cistoline sottopelle. Cosa devo dire più? Ho notato anche la stessa cosa quando usavo il fondotinta dell'Elemental Beauty. Io ve ne ho parlato molto bene, credo nel video quello sui prodotti abbozzati del mese di marzo, credo. Comunque mi trovo molto molto bene io con quello dell'Elemental Beauty. C'è da dire una cosa, che quello è in polvere libera, quindi a volte ne usavo un po' di più, magari rispetto al necessario, perché comunque non si dosa benissimo. È un sito inglese, quindi voi dovete comunque pagare le spedizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Magari io vi consiglio questo qui, per una serie appunto di questi fattori, nel senso che il fatto di dover pagare le spedizioni, per il fatto che magari non tutte si trovano bene con la polvere libera, eccetera. Questa è una particolarità che non è poi niente di eccezionale, credo io, perché anche un normalissimo fondotinta minerale, voi potete tranquillamente utilizzarlo bagnato e asciutto. Io ad esempio facevo una prima passata asciutto, senza appunto bagnarlo con Fix Plus, acqua termale e via discorrendo, ma semplicemente lo applicavo e poi magari facevo una seconda passata spruzzando un po' di Fix Plus sul pennello. Il risultato era normale. Molte purtroppo non preferiscono il minerale perché non c'è molta coprenza, è vero, però ovviamente è indicato per una pelle che non ha molti problemi, per chi ha una pelle con acne o comunque evidenti cicatrici o comunque ad esempio anche semplicemente soggetta a couperose, magari non va ad attenuare il ressore della couperose e quindi vi sembra ovviamente che non ci sia coprenza. Io mi trovo molto bene con i fondotinta minerali e di conseguenza anche con questo fondotinta. Parlando meglio di questo fondotinta appunto ha la particolare di essere utilizzato sia asciutto che bagnato. Come lo uso io? Io lo uso asciutto. È molto facile utilizzarlo. Io semplicemente prendo il mio pennello, faccio in questo modo e poi applico in questo modo. Cosa fa? A mio avviso va semplicemente ad uniformare l'incarnato. È un qualcosa che a me piace in maniera allucinante, perché appunto un fondotinta deve essere una seconda pelle, non deve essere un mascherone, non deve essere qualcosa che già a primo impatto si nota e non è molto molto bello da vedere. Deve essere appunto una seconda pelle, deve comunque uniformare e appunto attenuare eventuali discromie e via discorrendo. Cosa faccio però? Io solitamente applico la mia crema, faccio una spruzzata di Fix Plus e poi lo faccio asciugare e poi applico il fondotinta.
Solitamente poi faccio un'altra spruzzata di VX Plus e vado nuovamente a applicarlo magari in punti in cui necessito di un po' più di coprenza, ecco qua. Mi trovo appunto molto molto bene, mi sto trovando e penso di ricomprarlo, magari ovviamente ora finirò questo e poi penso di ricomprarlo con una tonalità più scura, visto che andiamo incontro all'estate, quindi all'abbronzatura, e quindi mi sta piacendo molto. Cosa dirvi più? Una cosa molto buona di questo fondotinta è che non, perché solitamente, questo qui si presenta ovviamente come una cipria, non come un compatto in crema, come può essere ad esempio il Cobrance di Avène. Che è magari anche molto più facile da applicare, bisogna comunque avere particolari attenzioni e accortezze nel farlo. Questo qui si presenta appunto come una cipria e sappiamo molte che comunque quando noi ad esempio andiamo a prendere la cipria col pennello va a svolazzare di qua e di là. Questo fondotinta non lo fa, quindi intanto è molto buono per due motivi. Il primo motivo è perché appunto non andrete a perdere il prodotto, perché comunque andando a sprecare il prodotto, il pennello nel prodotto, appunto la polvere va via e si spreca prodotto. E seconda cosa, è buono perché non va a fare l'effetto polverone. No, perché ad esempio la mia preoccupazione quando l'ho comprato era il fatto di magari utilizzarlo asciutto e avere l'effetto polverone. Ecco, non dà assolutamente effetto polverone, quindi non dà effetto cera, dà un effetto davvero super super naturale e molto molto appunto carino come effetto. Quindi a me piace davvero tantissimo e ve lo consiglio. Ho visto che ne ha parlato bene anche Lolla e io l'avevo già comprato e lo stavo sperimentando e quindi sentendo la sua review sono stata molto più felice nell'appunto continuare a sperimentarlo. Quindi, come ho detto, questo qui è il fondotinta e costa intorno alle 12,50-12,90 euro e lo trovate da Kiko. Quindi molto buono. Non saprei dirvi un degno sostituto, perché comunque io, questo qui è il primo fondotinta, diciamo, compatto che io compro, quindi non saprei dirvi altre cose. Allora, questo qui credo sia buono da pelli normali a miste. E riguardo a questo aspetto, cosa dirvi? Vi dico che non va a seccarmi la pelle, perché io, come io ho la pelle molto secca in questa zona qui, molto, intorno appunto ai lati della bocca, qua ho la pelle abbastanza secca. E qui invece che ho la pelle appunto che va ad ungersi, allora io uso ovviamente solamente questo, specialmente per chi ha una pelle estremamente grassa, non aspettate ovviamente una resa fino a sera. Bisogna ovviamente che voi la fissiate con della cipria. Io uso la HDD Elf, con cui mi trovo molto bene e che applico appunto solamente sulla fronte, perché non è una zona in cui io mi lucido, ma è una zona che mi diventa molto oleosa e quindi mi dà fastidio anche semplicemente al tatto. Quindi ovviamente fissate con la cipria che è più idonea al vostro tipo di pelle, con la quale appunto che voi solitamente utilizzate. Per quanto riguarda invece la resa finale dell'intera giornata, non dura tantissimo. Questo è un dato di fatto, nel senso che io solitamente lo applico la mattina quando vado all'università, la sera io non ce l'ho praticamente, passo il mio latte detergente con il mio dischetto di cotone e il dischetto di cotone è leggermente sporco per magari di eventuali pulviscoli, polveri, non di fondotinta, quindi sicuramente ha bisogno di, non dico tantissimi ritocchi, ma almeno uno, due ritocchi sicuramente sì. Magari la mattina uscite, verso magari orario di pranzo fate un ritocco e magari verso le 4 o le 5, se dovete stare fino a sera tardi,
un'altra. Quindi, riguardo a questo aspetto, magari è una piccola pecca. Io di mio non porto mai fondotinta dietro, di conseguenza non lo faccio neanche con questo, anche se vedete che è praticamente piccolissimo, quindi è tranquillamente portabile. Io però non lo porto perché appunto non è mia abitudine, non lo so, anche perché neanche ci penso. Quindi questo, in linea di massima un mio voto da 1 a 10 è sicuramente un 7, 7 e mezzo. E niente, se qualcuno di voi l'ha provato e ha un'opinione positiva, magari lo lasci scritto qua sotto, specialmente per chi sa qualcosa riguardo i sottotoni e quindi le varie colorazioni, magari le varie ragazze possono appunto saperne un po' di più. E niente, spero vi sia stata utile questa recensione. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.